Adesso vediamo, appena siamo in diretta, dovremmo essere in diretta. Cazzo l'ho messo? Siamo in diretta! Yeah! Sì. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa sesta puntata di Just a Chat with Nikki. Ogni venerdì con voi, da qui fino a boh, non ne ho la minima idea. E stasera ho qui con me un nuovo ospite. Con cui non so per quale motivo in realtà non ne ho fatta mezza giusta, iniziando dal fatto che non avevo capito fosse un cantante, poi vi Buonasera. spiegherò. Ed ecco qui con noi Antonio Taccarelli. Poi Buonasera a tutti. descriveremo un po' le disavventure, però diciamo che è iniziata in modo strano questa conoscenza. Poi diremo. Come va? Come sta andando? Questo periodo un Per po'. stasera, almeno per oggi, tutto bene. Guardiamo alla giornata. Passate Oramai sì. le 24 ore, inizia tutto da capo. Esatto. E sì, aspetta. Mi dicono. Sì, dovremmo essere live, ok. Stavo dicendo, oddio, sono partita prima. Invece no, siamo live, ok. E allora, io direi che possiamo partire subito, così, one, two, three proprio, con Sì. la prima rubrica, che oramai chi segue il programma lo sa qual è, che è Spill the Tea. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di te, ok? Direi che possiamo iniziare con una domanda un po' scontata, che credo che ti abbiano chiesto in molti, ma è arrivato il mio turno di chiedere che... Come è iniziato il tutto? Come ti sei avvicinato alla musica? Come è iniziato questo viaggio? Allora, sembra una cosa detta già da tutti, perciò non mi piace tanto come cosa dire, però ho iniziato da piccolissimo. Ho iniziato per pura intimità, cioè nel senso per avere un attimo di intimità con me stesso. E diciamo che lo scrivere i testi non è mai stato un ambire al successo, cioè è sempre stato il mio angolino dove parlavo con me. Infatti il mio primo brano pubblicato avevo 17 anni, quindi stiamo parlando di almeno 2 anni fa. Però io inizio a scrivere a 13, 14 anni. Cavolo, Cioè, presto. io ho fatto un bel periodo da solo con me. Infatti, una delle mie paure più grandi è stata proprio pubblicare il primo brano. E vabbè, poi è andato tutto come è andato. Gli ultimi brani che ho pubblicato sono vecchissimi. Sono canzoni scritte tantissimo tempo fa. Ieri, l'altro ieri. O ieri o l'altro ieri, comunque, ho pubblicato un freestyle sul mio profilo. Però parliamo di una bozza, non c'è stato né mix né mastering, registrata al volo. Perché stavo avendo un blocco che è dato dal fatto che questo mio periodo di intimità si è trasformato in avere a che fare con il pubblico e successivamente è diventato un lavoro. E allora quel periodo di intimità è scomparso e non riuscivo più a scrivere C'è stata e a fare musica. un'evoluzione non programmata, diciamo così. In un certo senso sì, in un certo senso sì, perché comunque mi sono concentrato più all'ambito appunto della produzione. Io ho imparato a produrre dal niente praticamente. E poi, vabbè, poi c'è il discorso Revolution Project di cui parleremo dopo. Esattamente, esattamente. Dopo ne parleremo. E tra l'altro, questo progetto è stato proprio quello che mi ha un po' confusa all'inizio, perché inizialmente pensavo fossi un produttore, solo un produttore. Poi tu mi hai detto: no, guarda, che in realtà io principalmente sono nato come cantante. Ho detto: ah, non lo sapevo sta cosa. E infatti, perché poi tu hai due profili, poi li diremo alla fine, in modo tale che magari ti possano anche seguire da questo punto di vista. Comunque, tu sei di Napoli, giusto? Sono di Castellammare di Stabia, in Ah, provincia di Napoli. Castellammare. Ok, vicino. No, conosco più che altro perché in realtà... Attualmente abito a Salerno, Ah, quindi ne nel mio scrivere ha influito anche un sacco questa cosa, il mio essermi trasferito. ok. Beh, certo, assolutamente. Ricco di Influisce sorprese. come? Influisce. E diciamo che in questo momento,
questa zona, no? Un po' tra Napoli, Salerno, comunque un po' la Campania in generale, in questo momento è florida, no? Di nuovi artisti, è molto movimentata in questo momento. Com'è lavorare in un contesto del genere, no? Desideroso un po' di rivalsa. Allora, guarda, inevitabilmente mi devo approcciare a Revolution Project per rispondere a queste domande, perché sono esperienze che ho avuto solo tramite la gestione di un progetto così. E, ho notato un incremento di chi inizia, cioè di noi, non mi viene di chiamarli artisti, perché la maggior parte dei ragazzi che ho visto iniziare in questo periodo, soprattutto della pandemia, è perché rimanendo in casa, vedendo la figura del rapper di successo, del trapper di successo, si buttano a fare musica, che è una cosa che io ho cercato anche in un certo senso di crescere facendo i corsi, facendo tutto quello che facciamo. E, però sì, è abbastanza complicato, perché così ti puoi trovare con il cliente che ti fa divertire a fare musica in un certo senso, perché comunque la musica è emozione. Quindi se tu fai un lavoro piatto, cioè poi tu lo fai per lavoro, anche se solitamente non sono solito accettare lavori che già so che ti devi. Ti porto a fare qualche altra cosa, però ti faccio capire che forse non sei ancora pronto per farlo. Quindi c'è anche Perché un per po' di fare guida, musica, diciamo così. sì, alla fine sì, perché comunque noi forniamo il corso di mix e mastering, forniamo il corso di dubstep, forniamo il corso di techno, forniamo in tutti i generi. Poi abbiamo sound design e sintesi sonora, che sarebbe come praticamente si crea un suono e come lo si va a modellare in secondo momento. Poi soprattutto nell'ambito del rapper, quindi di un teorico cantante, che il canto è un'altra cosa. Là è tutto esercizio, là è tutto, lo devi fare, devi farlo nella tua intimità, perché se lo inizi a fare per il pubblico, è vero, cresci, spari, però devi riuscire a mantenere la vetta. La più Devi complessa, quindi. riuscire a crearti una. Oggi è difficile crearsi una personalità, perché tutte le persone che iniziano a fare musica stanno già guardando come cosa vorrebbero diventare, non c'è quello spirito di iniziativa. Praticamente fertile. Quindi tu dici c'è già un modello a cui si ispirano e vogliono diventare come quell'artista, non pensando a come vogliono essere loro realmente. Dimmi se ho capito bene cosa intendi. Anche questo, perché alla fine da sempre l'uomo si ispira a Certo, qualcosa, a quello è qualcuno, normale. e poi cercando. Però è più che altro il fatto che io non lo faccio. Perché per i soldi, per esempio, sarebbe la cosa, uno lo fa per i soldi, no, Certo. io non lo faccio per passione, no, io lo faccio perché io devo fare la figura, che attualmente siamo tutte figure, anche stasera io e te siamo due figure sopra uno schermo. Vero. E quindi è un anche per questo mi sono allontanato un po' dalla scrittura. Sono Ok. tanti i motivi. Ok. Ok. Beh, interessante direi. C'è tra Grazie. l'altro un pezzo che hai scritto che parla un po' della situazione attuale, no? Che era una situazione sia prima che attuale, in questo momento è scoppiata come cosa, però l'hai creata, diciamo così, antetempore. Diciamo che questa Io situazione se ti sia. dico una cosa, tu non ci credi, scusami se ti ho No, interrotto, se ti dimmi. dico una cosa, tu non ci credi. Io quel brano, io l'ho scritto molto, ma molto prima della pandemia. Ecco. Ma molto prima della pandemia. E poi, allegandogli un video adatto alle circostanze, ho creato la cosa che ha combaciato perfettamente. Infatti, Come se fosse infatti. stata una previsione, in un certo Mannaggia senso. te. Hai previsto una cosa che era meglio non prevedere. Comunque, stiamo parlando di un suo brano, un tuo brano inedito, che è Napoli Freestyle, che dopo ascolteremo. Ce ne vuoi parlare un po' com'è nata, cosa ti ha portato a scrivere questo brano che comunque ha un testo tosto? Allora,
Praticamente questo brano era una bozza, cioè la prima strofa io l'avevo scritta per un altro brano che, con un ragazzo che stavo seguendo di Salerno. E praticamente avevamo fatto questo featuring. Poi per cause di forza maggiore ho allontanato quel progetto. Poi Salvatore dice Domini. Il produttore della strumentale di Napoli Freestyle è stato per un periodo, un buon periodo di tempo a lavorare con me. E venendo a casa, stando insieme, fece la base. Io provai praticamente questa strofa e vai. Il ritornello è partito tipo 2-3 del mattino vicino al computer, così a caso. E poi è stata riprodotta bene. Io non ho mai prefissato un punto d'arrivo nella musica. Cioè, io mi metto, mi deve uscire qualcosa, qualsiasi cosa che riesco a trasmettere va bene. Perché non è quello che fai, ma quello che riesci a trasmettere. Ok, e che co cosa volevi trasmettere in questo brano? Allora, se ti dico proprio la realtà, ci arrestano. Perché diciamo che forse non è tanto consono, però Cerchiamo di lo dico le parafrasarlo. parole. Lo dicono le parole del testo, cioè non posso, cioè, quelle sono le esatte parole che volevo dire. Ti posso fare una traduzione del testo, però quelle sono le parole che volevo dire. Sì, perché Cioè, magari chi ci sta seguendo non conosce molto bene il napoletano, quindi sì. magari diciamo così, un estratto, un po' Niente, un. parla di quello che tutti i giorni vediamo, però che facciamo finta di non vedere. È la disillusione, cioè lo stato in un certo senso, la devastazione proprio psicofisica che ha qualsiasi persona sotto un sistema, ora che sia una democrazia, che sia una repubblica, che sia una monarchia. Se stai sotto un sistema sei pilotato, e ovviamente chi ha lo stomaco più grande per mangiare, in un certo senso vince. E Chiaro. noi siamo pedine. L'essere pedina. E quelli sono i risultati, come la Chiarissimo. pandemia oggi. Molto molto chiaro, molto molto vero. Molto triste. Esatto. Io direi che possiamo partire col far ascoltare a chi ci sta seguendo il tuo inedito. Napoli Freestyle. Ragazzi, avvertitemi se non sentite, ma dovrebbe sentirsi, ok? Che Buon qua è la ascolto. primo tentativo di musica in diretta così da YouTube. Quindi pronti, via. Mette mano a rindistacco, politica a navi dell'ate che pacca parata, monitorano tutto quanto si è fermato, che l'Italia è un paese in competenza laureata, casse vere code grade alla portata dell'unionato, sfutto premi repariati, si mangio affamati, si piace tu stai caso cittadino, scegli state, se sta aiuto le votate. O stato devasto, le vuoi piatti pasta, te vuoi dall'astro, che te le viri in depoto riscio mastico, te danno pane, paroppo, tutt'assano, l'assano, ne manchi briciolo. L'unico sistema che te porta a vincita, capitalisti che cash convincono, povero Cristo, spegno diritto. Quando esco marzo rimorso, tanto pudore se stendi sto malumore, ne sempre di scinerà, con passeggi che a chiesi che troppo mente, che sempre chiuso i credenti, con papa vive andare in giamana passata, ripeggio. Questa parte il produttore voleva che la lasciasse.
questa canzone, mi piace un sacco, veramente, Grazie. veramente. No, a parte complimenti veramente anche al produttore, base top, Forte, forte, forte. di brutto. Il ragazzo è forte, 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 forte. Complimenti, complimenti a entrambi, ragazzi, tanta roba, complimenti, complimenti davvero. Grazie ancora. Io tra l'altro non l'avevo ascoltata tutta, avevo ascoltato solo il pezzo che avevo messo nelle storie, tra l'altro. Ho detto, ma ci sta, me la voglio ascoltare tutta però in diretta. Neanche per curiosità l'hai E no, ascoltato. volevo ascoltarla in diretta. Vai fare la diretta con uno che non ha ascoltato neanche la canzone. No, ho ascoltato il pezzettino, mi sembrava interessante, ho detto, Sto scherzando. l'ascolto in diretta, così vedi la reaction, no? Giusto. Apposta. Almeno Forse emotion. c'era la reazione quella seria, non quelle che tu dici è montata. Ho detto, ah, bravi, complimenti. Questa è seria, ragazzi, cioè dal cuore, complimenti davvero. Strafigo. Grazie. E tornando a noi, all'inizio appunto io non avevo capito che eri un cantante, pensavo fossi un produttore, come dicevo prima. Perché ho visto la tua pagina del Revolution Project, ok? E ce ne vuoi parlare meglio, appunto, dato che l'abbiamo un po' lanciato così nelle domande precedenti, cioè com'è nato, come si è evoluto, come sta andando ora, poi anche che siamo in DAD, comunque fate dei corsi, quindi anche lì c'è tutta, diciamo così, C'è un bel un mondo lavoro. dietro. Allora, la Revolution Project nasce non ti dico l'anno esatto perché non mi ricordo. È nato un giorno, È nato. ok? È nato come gruppo di pubbliche relazioni e organizzazione eventi. Sito in Mercato San Severino a Salerno. E praticamente niente, ci dilettavamo ad organizzare serate, ma le prime serate parlavamo di 20-30 persone, già eravamo noi praticamente, Vabbè, non però, veniva c'era nessuno, l'adrenalina dell'inizio, no? non veniva nessuno, No, però comunque, no, però dai, avevi e appena vabbè, iniziato comunque. la cosa inutile dire è cresciuta, abbiamo iniziato a collaborare con grandi discoteche della zona. E niente, praticamente ad un certo punto compare una persona che si chiama Giuseppe Mazza. Così dal niente, creiamo un gruppo WhatsApp, ci troviamo dentro Giuseppe Mazza, poi chiacchieriamo qua, chiacchieriamo là. E lui mi parlava di questa grandissima passione che aveva riguardo il DJ set e la produzione musicale. E mi parla di un corso che aveva fatto. Ho fatto questo corso che praticamente il corso riguardava il mix e mastering. Ovvero la fase di predistribuzione, il mix è la fase di predistribuzione, invece il mastering è la fase di distribuzione, cioè tu quando devi rendere la traccia che è stata elaborata in mix, poi la devi rendere compatibile ai LUFS, che sarebbero i parametri che ha ogni piattaforma per l'accettazione di file audio. E niente, comunque ci fa vedere questi corsi e iniziamo a fare ricerca. Iniziamo a fare ricerche sull'argomento. Lui aveva fatto questo corso, la Mood Records di Atripalda, attualmente nostra collaboratrice. Ok, quindi noi abbiamo praticamente la sede dei corsi lì. E comunque praticamente vediamo questa cosa, facciamo le ricerche e iniziamo a scrivere queste slide. Iniziamo a scrivere queste slide, iniziamo a scrivere Siete queste slide. partiti con i Comunque. PowerPoint, quindi con le Siamo slide. partiti, no, con il Word. Ah, con Word. Fantastico. Siamo partiti direttamente, proprio spietati, voglia di fare assoluta. E mi va di salutare anche sicuramente presenti i miei soci, che siamo tre soci in Revolution Project. Uno è Gaetano Romano e uno è Raffaele Della Corte. Bravi E ci ragazzi. siamo messi tutti quanti cazzutissimi come non mai durante la pandemia, tutte le nottate a scrivere le slide. E ha iniziato una buona. Dimmi tutto. Dimmi tutto. Scusate. Scusami un attimo, scusami. Vai.
Cioè, è stato. Questo è il bello della diretta, ragazzi. Può succedere di tutto. Gente che arriva, gente che va. Quindi è così. Intanto vediamo cosa sta succedendo. Tutto a posto? Scusate, ho risolto tutto. Era scappato il cane, poi è tornato a casa da solo. Perfetto, molto bene. Siamo contenti che è tornato il Per cane. il pubblico che non l'ha capito, non è vero. Comunque, praticamente stavamo a vedere le slide. Facciamo un gruppo e buttiamo tutti i producer dentro. Buttiamo tutti i producer dentro. Iniziamo Giusto. con Telegram, iniziamo con altre piattaforme, altri social network, però Telegram è quello che è più adibito, diciamo, a questo settore. E iniziamo a reclutare gente, reclutare gente, reclutare gente. E avevamo fatto un pacchetto di slide che erano totalmente gratuite. È Tutto un free guy gratis. proprio, quindi. Tutto, ma slide parliamo di tutte le fasi del mixing. Dalla A alla Z, dall'audio digitale fino al mastering. Cioè parliamo di come si compone un file audio fino a lavorarlo. Tanta Ovviamente roba. con le piattaforme ausiliare come il protocollo MIDI, le tastiere MIDI, Sì. sicuramente qualcuno conoscerà che cos'è. E niente, iniziamo con questi pacchetti gratuiti e poi la cosa si inizia a fare seria. Inizia a fa seria perché iniziamo a collaborare con la Mood Records SRL. Capiamo che è un settore che può crescere, perché Certo. soprattutto in questo periodo dove tutti sono a casa. Assolutamente. E poi, a parte il prodotto, perché non è mai partita come cosa di dobbiamo fare i soldi, perché di certo non abbiamo fatto i soldi questa cosa. Chiariamo questa cosa per chi non l'avesse capito. E che cazzo devi dire? E siete partiti, iniziate a farsi seria la cosa e vi siete associati, diciamo, con la Mood Niente, Records. è diventata seria. È diventata seria. Abbiamo iniziato a creare molti più corsi. Abbiamo iniziato a far diventare la cosa professionale. Quindi ora. E quindi ora formiamo producer. Perfetto. Effettivamente, a tutti gli effetti, rilasciamo anche un attestato di qualifica, cioè tutto regolare. Tutto è proprio una, diciamo così, Facciamo servizio un'accademia di. per produttori. Sì, facciamo servizio come le video lezioni, facciamo servizio come le video lezioni, dove praticamente c'è il nostro docente Giuseppe Mazza, in arte DJ Reflex, che insegna ai nostri alunni. Ok. Quindi voi in Poi realtà. ovviamente in base al pacchetto che si va a acquistare, sì, scusami. Sì, no, figurati. Ti stavo chiedendo, in realtà poi, quindi voi siete partiti in DAD, quindi questo passaggio alle lezioni online non l'avete No, vissuto. noi lezioni da vicino, mai fatte, mai fatte. Ok. Direttamente online. Ma anche perché io credo, io sono sempre stato. Anche se sono nato in un posto bellissimo, io amo la mia città e ne sono lontano e forse per questo la amo ancora di più. Però sono posti un po' particolari, non mi viene da dire neanche difficili, particolari, dove devi saper capire qual è la tua strada, però in altri posti più tranquilli vieni influenzato. La parti già influenzato da tutto, da quello che ti circonda. E allora devi saper scegliere la tua strada, però questa è. Ho capito. Ma quindi voi poi in futuro, magari quando si potrà, o cose quando, non lo so quando si potrà, quando, vabbè. Già attualmente in sede la Mood Records SRL, che è nostra collaboratrice. I Voi. corsi si possono fare in sede. Ok, quindi Sì. avete magari intenzione di trasformarli anche in corsi in presenza o Ma volete. già ci sono i corsi in presenza. Ah, Già ci ok. sono. Ah, ok, quindi C'è un l'avete listino prezzi visto. adibito, sì. No, Ok, praticamente noi lavoriamo sulla parte della didattica a distanza e la nostra collaboratrice, la Mood Records, che è una società, lavora in sede, Ah, dove ci sono dei professori, ci sono proprio dei professori all'interno, ok, e va a tra cui pacchetto, immagino, questa Raffaello, cosa. se c'è lo saluto, Ciao Raffaello. che è il proprietario della Mood Records.
Quindi immagino vada a pacchetti questa cosa, cioè dal pacchetto base Sì. fino a poi il pacchetto che ti fa andare Sì, anche in sì, sì, sì. presenza. Non mi va di, non mi va. Allora, se non ho approfondito troppo questo argomento, semplicemente perché non mi va di fare il venditore di folletto in un certo senso, No, ma capito? va tranquillo. No, di E mettermi a cerca dire questo costa di così, questo capire. costa No, no, così. no, Ci sono. assolutamente, Chi è assolutamente. Ma per capire interessato? un po' come veniva gestita la cosa, no? Perché adesso effettivamente un po' sta andando questi corsi a distanza, però avere anche il fatto che collaborate con uno studio e c'è la possibilità di fare anche lezioni in presenza, tanta roba, capito? Secondo me è anche una cosa in più che viene offerta, quindi secondo me valeva la pena di dirlo, ecco, assolutamente. Noi, Sì? sì, allora, noi diciamo un punto a favore di chi sceglie noi, tra i tanti punti a favore, tra cui professionalità e competenze. Forniamo una consulenza H24, ovviamente tramite WhatsApp, con il docente per chiunque faccia anche un solo acquisto nel nostro listino prezzi dei corsi. Quindi qualsiasi corso acquisti, dal meno costoso al più costoso, hai la consulenza H24 di Giuseppe. Questo che significa? Non è che ti metti un messaggio alla sera con Giuseppe. Cioè, Alle 4 di notte. faccio la traccia, la invio a Giuseppe. Giuseppe, appena poi mi dai un parere e lui ti dice dove verrà ascoltata in dei monitor da studio che sono adatti proprio a questo tipo di lavoro e poi ti dirà cosa migliorare, se la traccia va bene. Chiaro? Difficilmente l'ho sentito dire la traccia va bene. Molto Quindi bene, gli dubito insegnanti chiunque, sfido severi ci chiunque. piacciono, sono quelli che Anche con me è così sempre, deve essere così, va benissimo. assolutamente, assolutamente, assolutamente. Allora, io direi che è arrivato il momento magico, cioè il momento del gioco che oramai tutti conoscono, diciamo così. E, allora, il gioco di questa sera, diciamo così, è diciamo così. Come te lo posso dire? È un gioco che si chiama Chi vuole essere povero, perché ovviamente non vinci niente se non la gloria o una sonora figura di cacca. E quindi, Non mi piace tanto il nome, però è cosa? poco invitante. Il nome è poco invitante. Però rispecchia la verità. Quindi, diciamo che scopriremo quanto ne sai di serie TV e delle loro sigle. Ovviamente invito chi sta partecipando a non spoilerare, quindi aiuti da casa non ce ne Tanto sono. perderò. Ho Ah, ma non c'è, perso guarda, già in partenza. appunto, non c'è nulla da vincere, nulla da perdere. Quindi ci sono tre livelli di difficoltà, diciamo così, sono il primo che, ok, Netflix ce l'hai. Poi abbiamo i Colossal delle serie TV e poi so cosa facevi da piccolo dopo la merenda d'estate, perché sai no che c'erano le Non serie mi mettere TV. Dragon Ball, ora sarò blasfemo, però non mi mettere Dragon Ball perché l'ho guardato pochissimo. No, 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 Capì? Quindi. sono serie TV proprio a personaggi, diciamo così, live action. Quindi, l'unica Ok. regola. Unica regola che è da, diciamo così, da rispettare è quella della risposta, obbligatoria. Cioè, anche se non sai il titolo, devi darmi per forza la risposta. Cioè, io ti metto, che ne so, esempio a caso, occhi di gatto, tu non lo sai, mi rispondi puffi, va bene. Cioè, devi comunque Ok, rispondermi, ancora ok? più semplice, tanto si perde, ok, È vai. proprio un gioco così. Alla Wally Wallah, come Perdi e ti dico pure come devi perdere. Insomma, vai, esattamente. ok. L'obiettivo ovviamente è dare la risposta giusta, però se non lo sai, la risposta è obbligatoria, quindi ti suggerisco anche la risposta, i puffi, così, capito? Ok. Nulla di impegnativo. Allora, io adesso sto andando a recuperare la mia magica playlist di, come si dice, di canzoni delle serie TV
E ci siamo, spero che non ci siano le pubblicità, perché se no ragazzi è tutto in diretta, questo è il bello della diretta. E pronti via, vediamo? Andiamo. Qual è questa? Stranger Things. Yes! Dai, è partito bene, scusami. E tu eri già... Perché, allora io se ti dico una cosa, qua manco mi credi. Non ti sento. No, no, non ho parlato, per quello. No, mo ti sento. Ok, no, ho visto mentre la faccia si muoveva allora. No, no, Ma no. che guardo da due schermi sto impazzendo. Comunque, su una parte, non mi ricordo se è la colonna sonora o è una canzone che hanno messo all'interno della serie TV. C'ho scritto una strofa. Ah, ecco, per So, sopra quello la proprio, c'ho scritto sapevi. una strofa. Sì. C'era Però un... non mi ricordo neanche gli artisti. Soldier, eccolo. Il Sì. nome è Soldier. Va bene, Ok. io so solo il Ok. titolo della serie, devo essere sincera, da Soldier blasfema. Ah, è la strumentale proprio che hanno utilizzato per fare Stranger Things. dai, vedi, si scoprono anche nuove cose nei Però giorni. non ti voglio dire una bugia. O è l'autore Soldier o è il nome della strumentale. Questo non me lo ricordo. Poi Però è andremo a Soldier. vedere. L'internet ci verrà in aiuto. No, mo mi hai buttato a curiosità, scusami se ti interrompo, però mo devo vedere, perché Ma mo è come? una questione Cioè, mi personale proprio. interrompi il giocone così? Cioè, vabbè, vai, vediamo. Vediamo, risposta. Soldiers. Sì? È il nome del brano. Kyle Ok. Dixon e Michael Stein. E ce l'abbiamo fatta, la curiosità è stata soddisfatta. Stagione 2, vai. Pronti, via con la seconda sigla. La casa di carta. Yes, questa canzone Stavo dicendo vis-à-vis. Stavo questa dicendo canzone è vis-à-vis. stupenda. È seriamente, seriamente bella. Avevo fatto anche la cover, tra l'altro. Veramente, veramente fatta bene. Direi che andata, fatta, così superata alla grande. Prossima! Parte, parte. Madonna. Lucifer, no. Cosa? Mo ho detto la cazzata, Lucifer. No. No. Match. Vabbè, la risposta è No. data, ti posso dare la soluzione che è Vikings, che è una Ah, ok, serie non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto. Ho che è visto una solamente serie una puntata, non impegnativa. mi sono fermato. Sì. È impegnativa quella serie lì. Tra l'altro, abbiamo intervistato anche uno dei doppiatori dei personaggi della serie, quindi tanta roba. Ottimo. E Fortissimo. poi possiamo passare al secondo livello, i Colossal. Ok. Questi proprio sono tosti. Cioè, sono tosti. Dovresti, perché proprio chiunque almeno una puntata l'ha vista. Pronti? Via. Questa forse è un po' difficile, però. Stava partendo quella dopo. Niente? I buffi. I Puffi! Bravo, no! È Grey's Anatomy! Grey's Anatomy che... Wow, l'ho visto. Infatti L'ho dicevo, visto. strano, almeno una puntata di Grey's Anatomy tutti l'hanno vista. Perché tu L'ho giravi vista, no. e alla fine ti trovavi su Grey's Anatomy. Non ce n'era, era una roba proprio... diretta. Ah, questo è un colossal che boh, io ogni volta che vedo un episodio muoio. How I Met Your Mother. Nope. No. No, che cazzo? No, 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 no. Cos'è? Big Bang Theory. Yes, Big Bang Theory. Ma best, yes, sono andato yes, yes. proprio su un altro pianeta. Beh, però è bello anche How I Met Your Mother, quindi Sì. assolutamente. Erano uno in fila all'altro, capito? Per quello ti puoi confondere.
Però questa serie io l'adoro, cioè, fa troppo ridere. E il mio personaggio preferito è Sheldon, non so se può interessare a qualcuno, però Beh, vabbè. per Questa. forza, no, ma è proprio una scelta, non c'è scelta là. Esatto, esatto, non È c'è lui, è lui scelta. e basta. Dai, abbiamo poi l'ultima della categoria Colossal. Wow. Lo so che la sai, lo so che la sai. Dai! Non voglio di una stronzata. Ma sì, buttati! Il trono di spade. Vedi che la stronzata non l'hai detta? Grazie Giusto. Raffaele della Corte per il Ma suggerimento. come? Non si suggerisce! Mannaggia! Dove stai guardando che ti stanno suggerendo? Il telefono è uscita la notifica, l'ho dovuto leggere per forza, scusate, cioè, Ma. la tenevo davanti, Ma. dovevo leggere. Non si para! Non si para! Boh, io direi che siamo arrivati all'ultimo livello, che è quello. Io lo so cosa facevi al pomeriggio quando eri piccolo davanti al divano d'estate. Ho allungato un po' il Dubito, nome della categoria. già non c'era il divano, non c'era il divano, sicuro. Perfetto! Pronti? Vai! Questa è la pubblicità che appena posto Ah, la sabato. pubblicità, no, già stavo andando in paranoia, sinceramente. No. Wow. No, non lo sai che cosa facevo. Non lo sai che cosa facevo il pomeriggio. L'hai constatato mettendo questa Dai! canzone. Mannaggia, era oh sì. Dai, Ho non visto eri. pochissima televisione. Io Netflix lo utilizzo da 2 anni. Non No, no, ma questo non era su esagerare. Netflix, questo era il No, pomeriggio. dico, nel senso, ma perché utilizzo la televisione per Ah, Netflix, altrimenti ho la televisione, non l'hai mai visto. videogiochi, zero, zero tutto. L'unico Perfetto. dispositivo elettronico a cui ho avuto abbastanza feeling nella mia vita è il computer. Poi non esiste più niente. Mannaggia. Vabbè, andiamo Lo ad. vedo più utile, capito? Beh, se da un certo punto di vista hai proprio ragione. Prossima. Dai, questa è proprio. Buffi, buffi. No, dai, No, i che hai buffi proprio proprio. risposto. Dai, no, non ci credo. I Aspetta, buffi. adesso arriva il ritornello. Aspetta, se porto un po'. Aspetta, adesso. Raffaele dal backstage dice Dawson Creek. Dawson Creek. Infatti, dicevo, dai, Dal no. backstage mi è arrivata la notifica del Ah. backstage, mi ha detto, già me l'ha reso, ho detto il puffo, quindi non ho i puffi, quindi non ho Dai, barato. chi è che ha Già mi sono suggerito? reso, te Ancora lo sapevo. Raffaele? Sempre Raffaele, sempre colpa di Raffaele, sempre. Raffaele! Guarda che non si va, non si bara! Uffa, mi rovini il gioco così! Mannaggia! Vabbè, Vabbè, già me l'ha reso, perciò me l'ha mandato, chissà me l'ha mandato. ok, vi perdono solo perché sono magnanima stasera. E boh, dai, va bene, abbiamo capito che non guardavi le serie TV da piccolo, quindi superato il primo e il secondo livello. Ma il terzo non è andata proprio bene. Ma fa niente perché tanto non vince assolutamente nulla! Yeah! Quindi, quindi io direi che Ho vinto. possiamo andare avanti con le domande. E mi hai detto che tu mai guardato la televisione, no videogiochi, no giochi. Altre passioni oltre alla musica? La mia ragazza. Ah, ragazza, dove No, ho sei? detto. Dove sei? Probabilmente non ci sarà neanche, però No. niente, musica. C'era proprio A la settembre dichiarazione, quella che dovrei. partono gli applausi, capito?
Complimenti, E a ragazza. settembre dovrei iniziare l'università. Ah, bene, dai, di E cosa? vediamo che giurisprudenza. Complimenti. Così, proprio qualcosa di semplice. Mi vado a rinchiudere. No, no, il manicomio non è abbastanza. Qualcosa proprio No, 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 che ti devo richiederà scivarsi. sangue, sudore e fatica proprio. Però, oh, tanta roba, nel senso, complimenti, è una scelta che ne varrà la pena poi, credo, no? Iniziamo, poi Poi ne riparliamo vedremo, poi vedremo. in un'altra. Sì. Domanda, c'è stato mai qualcuno che non ha creduto in te o nel tuo sogno? O ti hanno sempre Io, supportato? Molto bene. veramente. Molto Sono bene. molto, 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 molto autocritico. Però il fatto che io non credo in me stesso, stranamente, non mi fermo. È una cosa abbastanza strana. Io non credo in me stesso, però la cosa la faccio lo stesso. Ho fatto pure la rima. Io dico il rapper. Yes. No, beh, è strana come cosa, però ti Però capisco. i miei genitori mi hanno sempre supportato e sopportato in tutto. Il sopportato l'hai proprio Cioè, calcato. Proprio. mio padre quando, prima che ce ne andassimo da Castellammare, era socio di un'attività che praticamente facevano manca a farlo apposta, facevano formazione, no, formazione, scusami, facevano servizio di mix e mastering, registrazione e formazione a livello musicale, insegnavano anche come suonare gli strumenti. Non lo so se è partito da quello, però allora io in terza media, cioè fino alla terza media, ho suonato il flauto traverso. Quindi diciamo che la musica un po' dice flauto traverso, ma la chitarra non ti andava bene, il flauto traverso. Che io Ma volevo tanta suonare il roba è flauto pianoforte. traverso, eh? Complimenti. Io volevo suonare il pianoforte, flauto traverso. Dal pianoforte al flauto E mi hanno. traverso ne passano di cose, però. Facevano le selezioni, mi hanno detto tu devi suonare il flauto traverso. Ok, suonare il flauto traverso. Mamma, cioè, te l'hanno affidato così? Non ho capito. Te l'hanno affidato così il flauto? Così hanno detto tu suonerai il flauto. No, quella praticamente era proprio la sezione musicale della scuola secondaria di primo grado. La sezione B della Bonito Cosenza di Castellammare di Stabia. E te l'hanno affidato, hanno detto ok, tu ora suonerai il flauto traverso. Sì, perché quello, allora, se non sbaglio, gli strumenti erano il violino, il flauto traverso, il pianoforte. Non voglio dire cazzate, mi sembra pure. No, il sassofono no. No, neanche la batteria. Erano questi tre suoni, questi tre strumenti. Ti è toccato quello, che però poi si è Mi è toccato il evoluto. flauto traverso, che poi è stata una condanna per la vita, perché è bellissimo. Il flauto traverso ha un suono bellissimo. Però il Assolutamente. flauto traverso, cioè già il nome mi sta antipatico. Perché? Povero. Non lo so, non lo so, flauto traverso non mi piace come nome, volevo suonare pianoforte. Però alla fine ci sei arrivato, no? No? Mi diletto, non posso dire di saper suonare il pianoforte, perché saper suonare il pianoforte è un'arte. E là parliamo di altre cose, non mi Ok. voglio attribuire meriti che non esistono. Ok. E, prima di far sentire l'altro tuo inedito, ne volevo un po' parlare, ok? Sì. E, altro inedito che è Luce, giusto? Ok, sì. E, cosa ti ha portato invece a scrivere questa canzone? Comunque anche qui. Allora, diversamente da quello che può sembrare, soprattutto per le circostanze, per il periodo, Luce sembra dedicata a qualcuno, ma non è così. Non Ok, è così. così proprio mi è Luce è spuntato una. Sì, il preconcetto che. se tu l'ascolti sembra che io ho scritto una canzone ad una persona, ma non è così. Luce è il prototipo di ragazza che con cui ho avuto, cioè con cui si ha a che fare, non ho avuto a che fare. Ok. Non esiste in realtà. Luce in realtà è un nome, però non esiste Luce. E poi ci sono dei tratti, nella canzone si sentono dei tratti di Castellammare, cioè della lontananza di Castellammare.
È proprio la prima frase. Te la vorrei pure dire, ma non me la ricordo. E tanto Sì. adesso ce l'andremo ad ascoltare, così ti rinfreschi anche la memoria. E Sì. Ok, mo metto pure le cuffie, me l'ascolto io un sacco di tempo. esatto. E adesso datemi 1 second che vado a prendere la canzone. E ci siamo. Altro inedito di Antonio, signore e signori, Luce. Usa una maledizione alla bolletta. Messaggio dal backstage. Vai. Sempre prodotto da Salvatore Giova. So bersaggi mi metto una benda all'occhio, così in tacciaro coglio mare che accarezza pelle, tu cadure che sta terra mi è criata. Sta distanza non giro, non per peccato che ci fa. Che non funziona perché sento che te voglio, non mi basta una porzione, te leggo, non ti sfoglio, ma non fottere persone, ma non è che tengo scuorne, si sente che sto carenno, non mi fermo, ma ti affronto. E se riesce voglio troppo, sempre più a top. Tutto quello che ti attocca, che la canzone conta assorta. Una persona che ti ascolta senza giudicarti flop. Mai te voglio e non dimostro, non riesco a metti in mostro. Damo ben, come manca. Parliamo, chiama già. Chi lo sguarda, una condanna. Corre forte, andrega fra. Damo ben. Scarabocci un coppo foglie che serve pa' piccio fuoco. Che se studi si lo prima. Ti prometto che non finga. Che son giro prima drink. Che stavolta mi tradisco. Ma è troppo elevato rischio. Mo giuro che mi miente. Non ho fasi po' di piente. Dimostra sempre che siente. Senza paura in un giudizio. Che hai te voglio senza trucco. Senza trucco. Solo si muove a fianco. Non ha bocca. Si sente l'addore sport. Dammi amore. Ma quello che non fa male. Un sorriso. Che te una merda lontana. Una carezza. Che risana sti ferite. Soldata. Può guardare ma l'unica luce che proietta in coppia in strada. Stammi solo mi è zallato. Sono buono senza niente. Ma non si per te stesso. Se te stesso non riflesso. Tu volesse muoio presto. Per sta cassa vita e stress. Non avassi in sti gesto. Una notte fatti sesso. Si te stesso che sta a prezzo. Dammo bene. Yes, signore e signori, Luce, tanta roba di nuovo, complimenti ragazzi, davvero, davvero tanta roba. E beh, io ora direi che Ora la direi prossima che la domanda che prossima. ti voglio Scusami, ti ho fare. perso perché sento il ritardo dal computer. Scusami, stavo sentendo ancora la Ah, canzone, va. praticamente. Mi senti ora? Ok, Sì. perfetto. No, volevo farti quindi, diciamo così, l'ultima domanda della serata, che è più che altro, dopo aver sentito questi pezzi, prossimi progetti? Altra domanda particolare. Tre domande particolari. Niente, come ti ho detto prima, il freestyle che ho scritto cioè, l'ho buttato a terra così. La strumentale l'ho fatta, non mi piace neanche in realtà. Era stato uno sfogo. Io con la musica non ho progetti, come ho cercato di far intendere anche prima. Per me la musica è un'espressione, è un'emozione. Quindi in questo momento io mi sento così, scrivo la canzone. Se io mi devo prestabilire un obiettivo, non riesco a fare più. Ok, Cioè, quindi al ok, devo fare la momento. canzone perché io mi autoproduco. Quello è uno dei problemi più grandi. Cioè, nel senso che io scrivo il testo, poi faccio la strumentale. O viceversa, come capita.
una volta scritto il testo e una volta scritta la strumentale, io poi la devo produrre, ovvero devo fare il mix e devo fare il mastering, e questo comporta una mole di lavoro che è differente da scrivere il testo. Quindi Assolutamente. vado un attimo a distrarmi da cui sono partito praticamente. Ok, quindi diciamo Quindi sì, comunque. ok, quando mi verrà di fare musica, questa è la risposta. Quando mi verrà di fare musica mi ascolterà, mi Carpe faccio sentire. diem proprio, cogli l'attimo, quando Sì, scrivi, sì, sì. scrivi, quando Sì. esce, quindi direi, signori, per non perdere i prossimi blitz di Mi deve Antonio, seguire. dovete seguirlo, quindi. Io sono marchettaro, stand da fa. Esatto, quindi direi che è arrivato il momento di lasciare i tuoi contatti al pubblico che ci sta seguendo, quindi prego, assolutamente, dove ti possono trovare? Guarda, lo mando in chat. Oh wow, che professional! Così non si dimentica nessuno. Comunque, Antonio Taccarelli trattino basso per il mio profilo personale, e Revolution Project tutto attaccato trattino basso per il profilo di Revolution Project. Ok, perfetto. Ecco, Ma ho hai fatto una gaffe, anche. mi devo iscrivere a Twitch. Cosa? Non ho capito, scusami. Ho detto, ho fatto una gaffe, mi devo iscrivere a Twitch, ma Ah, poi ho fatto una gaffe, mi devo vabbè. iscrivere a Comunque, Twitch, non ragazzi, posso potete mandare messaggi. vedere in sovraimpressione il suo nome. L'unica cosa da aggiungere è che, cioè, è il trattino basso ed è tutto attaccato. E poi Revolution Project. Ma comunque nel suo profilo c'è il link Ma quello mo al li manda Revolution. Raffaele, mo li manda Raffaele in chat, Ah, mo vedi? succede tempo C'è il per una compare. decina di secondi. Che quello là è più marchettaro di Dite. me, oppure lo lascia che danno che è ancora più marchettato, A più marchettato di posto, a me. posto. Ma su Spotify così ci sei? T.A, che sarebbe il mio teorico nome d'artista, che non so se porterò con me per Comunque ci sei, quindi se vogliono sempre. ascoltarti, quindi Ok. ti possono trovare Secondo anche me lì. se ascoltavano Leopardi stasera era meglio. Leopardi era più simpatico da ascoltare stasera. Come no? Allora, no, io invece do i nostri contatti del social party, ci potete trovare qui su Twitch, quindi seguiteci. E poi ci potete trovare su Instagram, come social party 2.0, su Facebook, su YouTube, dovunque. E invece potete trovare anche moi su Instagram come Nicole underscore del Prete Music, lo vedete in sovraimpressione, così è più facile, lo trovate, lo vedete, eccolo lì. E nella bio ovviamente trovate tutti gli altri canali dove sono situata nella situazione. Che cosa ho detto? Non lo so, ma fa niente. E comunque, io, Antonio, che dirti? Grazie mille per essere stato con me, Grazie con a te. noi stasera. E assolutamente non vedo Allora, l'ora grazie a di, voi. mancherebbe, di sentire i prossimi blitz. Oramai ho deciso di chiamarli così, così non si sa quando arrivano, mi però piace, mi quando piace. Mo me lo arrivano. segno Blitz. Eh? Mo me lo Che segno Blitz. marchettata anche questa. Blitz è il nome, è il nome del prossimo freestyle. Vai, A senza pietà. posto, voglio la menzione, eh? Capito? No. Basta, allora, io la menzione te la faccio, basta che non vuoi diritti A si hai, siamo sempre d'accordo. Vuoi posto pure i diritti si siamo, hai. assolutamente. Ragazzi, che dire? Grazie a tutti per averci seguito e grazie ancora Antonio, ci vediamo alla prossima puntata. Baciotti! Ciao ciao!